Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ancora Tower Brutal, questa volta piano 22, dove le cose iniziano a farsi serie. Se prima abbiamo avuto modo di poter un po' scherzare con i precedenti boss, a partire dal piano 22 abbiamo un bello scoglio. Il piano 22 rappresenta veramente uno scoglio per la maggior parte dei giocatori. Molti mi hanno scritto in privato o comunque in generale nei commenti dicendomi buona fortuna col piano 22. Anche su Discord con i ragazzi della community abbiamo parlato: ah, il piano 22, il piano 22, il piano 22. E posso dire che effettivamente il piano 22 è una bella rottura di palle. È una bella rottura di palle perché affronteremo il Behemoth, quello tutto rosso incazzato, e lui, essendo comunque debole alla terra, è un po' fastidioso, perché comunque come terra io non sono messo benissimo. Possiedo Sephiroth, che come potete vedere sto utilizzando in questa maniera, però vi posso garantire non è stato molto semplice. Partiamo dal setup. Il setup di Sephiroth, che comunque rappresenta il mio DPS principale, dove ho praticamente l'arma terra come principale e Protector come secondaria per boostarmi l'abilità magica e l'attacco magico a tutti, e le materie per necessariamente pompare il più possibile la difesa magica. Limit senza summon, senza niente, perché non abbiamo limite di terra al momento, o comunque non abbiamo summon di terra. A breve avremo Titano, ma per il momento non abbiamo niente, e ovviamente Ultimate Weapon. Le sue statistiche ovviamente mirano ad avere l'attacco magico boostato al 7, l'ability magica boostata al 7, il boost terra al 4 soltanto, perché ho pochi overboost nella mia arma principale, e poi un boost ability generico di livello 3 che sinceramente non fa mai male. Sub-weapon con Power Souls per incrementare gli HP e l'ability magica, la staffa di Eris che mi consente di ottenere attacco magico e terra, e poi Electro Cannon che anche in questo caso mi consente di ottenere ability magica e attacco magico in generale. Quindi mi sono buildato proprio in questa maniera per fare più danni possibile con le mie abilità. Matt, che invece gioca con una spada di gomma come sub-weapon, la Bahamut Rod e la Siringona, semplicemente per avere difesa magica per tutti, cure con boost magico per tutti. La Bahamut Rod per Matt, utilizzato support, è un'arma incredibile, come Refined, veramente incredibile, soprattutto se si utilizza ovviamente team magico, e poi il siringone per incrementare HP e buff debuff extension. Come potete notare, ho utilizzato Bahamut come summon su di lui per caricarla praticamente verso la fine. Boost HP di livello 5, boost di difesa magica al 3, boost healing al 10, quindi massimo, e buff debuff extension di livello 5, per permettermi di avere i buff per una buona portata di tempo. Centipede come arma principale e Amulet, Tribute o comunque Core Defender come secondaria, e tutte quante le materie per boostare la difesa magica. Anche per lui l'Ultimate, che sarà fondamentale da utilizzare in un momento specifico del combattimento. E poi ovviamente come stats, mi sa che le faccio vedere dopo, e poi abbiamo Tifa. Tifa invece è il mio secondo DPS, o comunque sub DPS in questo caso, con gli artigli di Bahamut che mi servono per pompare l'attacco magico quando stunniamo il nostro avversario. Tiger Fangs, giustamente per abbassare l'attacco magico, e Ultimate anche per lei. Non ho modo di abbassare l'attacco fisico, purtroppo, del nostro bestione, che mi avrebbe fatto comodo abbassare l'attacco fisico. Avrei potuto farlo con Sephiroth e la Kuja, però avrei perso troppi danni, quindi ho preferito tankare, tra virgolette, poi vedremo come si andrà a tankare l'attacco fisico, e ho deciso comunque di pompare al massimo la difesa magica, magari per preoccuparmi di un qualcosa in meno. E Dolphin Blow anche per lei come limit, tutte materie che pompano la difesa magica, e anche per lei ho cercato appunto di arrivare al 7 come attacco magico e al 7 come ability, che purtroppo non sono arrivato, però ho un boost ability generico di livello 5 che bene o male mi compensa, quindi sono riuscito a fare un po' di magheggi.
Subweapon con Buster Sword per avere HP e attacco generico, Sun Umbrella per avere attacco magico e ability magica, e poi la Crystal Cross di Yuffie per avere attacco magico e boost ability generico. Quindi questo è il setup di base. Ora dovrei far vedere le stats di tutti quanti. Ecco qua, Tifa 10.400 HP con 8.120 di attacco magico e 176 di difesa magica, dove però purtroppo di difesa fisica sono completamente sprovvisto. Mentre invece Matt abbiamo ben 13.000 HP con 130 di difesa fisica e 187 di difesa magica e 3.800 in healing. E infine abbiamo Sephiroth con 13.000 HP, 7.000 come danno magico, 171 di difesa magica e 115 di difesa fisica. Quindi direi che qui bisogna andare belli corazzati. Se avete la possibilità di incrementare gli HP con Tifa, fatelo. Io la mia Tifa purtroppo è veramente scarsa ed HP, però ci arrangiamo per come possiamo. Andiamo alla battaglia. La battaglia è veramente complessa, ha delle meccaniche particolari. Infatti inizialmente il Behemoth inizia comunque a, a castare le Meteor, e la cosa che dobbiamo fare è innanzitutto scaricare un po' la barra ATB, ridurre l'attacco magico e utilizzare la Core Defender quando siamo a circa metà barra di riempimento del suo attacco magico. In questo caso Sephiroth e Tifa continuano a fare qualche danno, switchiamo in difesa e cerchiamo di subire il primo danno. Accumuliamo ATB con Matt, perché appena subiamo l'attacco dobbiamo subito curarci e praticamente adesso cercare di mantenere lo stesso setup anche per la seconda meteora, perché come potete vedere abbiamo una seconda meteora. Se vi curate subito con Matt riuscirete a rifullarvi e recuperare tutta quanta la TB, anche perché nel frattempo il buff magico scade, e nel momento in cui scade voi arrivate a circa metà barra di carica del meteorite potete rinnovare la difesa magica. Con Tifa riabbassate l'attacco magico e risubiamo, quindi le prime due meteore si riescono a subire in questo modo. Arrivati a questo punto però non curatevi, resistete all'attacco, perché lui inizia a praticamente effettuare la fase a sigilli, cioè nel senso si sblocca la fase a sigilli. Qui Sephiroth col setup terra è utilissimo, perché Sephiroth con l'arma terra nell'ultimo slot ha la sinergia con il boost triangolare, con il sigillo triangolare. Una volta breccato potete curare con Matt e ricominciare a fare danni con Tifa e con Sephiroth, quindi rifullatevi subito con Matt e cominciate a fare danni. Con Tifa pompate l'attacco magico, perché lui adesso ha la fase praticamente dove dobbiamo scaricargli la barra per stunnarlo. Come potete vedere, prima che effettua l'attacco noi utilizziamo le limit per cancellare le animazioni, un po' come abbiamo fatto su Leviathan, per chi magari ha visto il mio video su Leviathan. E come potete vedere la barra è già praticamente molto bassa, quindi con Sephiroth qui addirittura vado a boostarmi tramite l'ultimate, perché ora lui si stunna, e una volta stunnato praticamente incominciamo a picchiare. Passo in semi auto perché così posso curarmi con Matt senza bisogno di switchare la stance e quindi iniziare a fare danni. Con Tifa è molto meglio utilizzare una Quake, una Quakera, piuttosto che utilizzare il suo attacco non elementale, perché farete molti più danni. Qui con Matt, mentre sta per rialzarsi il nostro amichetto, ripristino il buff di difesa fisica, perché qui adesso mi serve necessariamente il buff di difesa fisica, e diciamo che la prima parte è andata. Ora, come potrete notare, il nostro Behemoth potenzia l'attacco fisico e come potete vedere incomincia a fare spin kick per togliere difesa fisica, e noi la ripristiniamo con Matt e nel frattempo curiamo. Poi lui di nuovo spin kick per abbassare la difesa fisica e noi con Matt curiamo e ripristiniamo. Quindi il trucchetto qual è? È quella di avere almeno una barra di due tacche di difesa fisica up prima che lui incominci ad attaccarci, altrimenti inseguiremo praticamente la difesa.
Una volta fatto l'attacco, non curatevi di nuovo e cominciate a ribreccare i sigilli. Questa volta lui è un po' più veloce, però con Sephiroth tecnicamente non dovreste avere problemi. Rimetto in semi per evitare che il gioco switchi da solo switchi la stance, quindi mi consente di togliere meno sigilli, e ritorno in auto. Con Tifa riabbassiamo l'attacco magico, con Matt continuiamo a curare e con Sephiroth facciamo sempre e comunque danni. Da qui inizia il casino, perché adesso ci sono i 3 secondi che lui praticamente carica come countdown finale. In questo caso gli mettiamo la difesa fisica, qui sono un po' corto di ATB, quindi che cosa faccio? Aspetto che lui mi attacchi e mi porti a meno 2, utilizzo la limit, anzi l'ultimate, per cancellare i debuff e poi mi rimetto i buff tramite la centipede e riesco praticamente a ritornare a più 2 di difesa. Lui è buffato e come potete vedere mi fa più danni, però riesco a sopravvivere con Tifa. Mi ricuro, cerco di ricurarmi, cerco ancora di buffare l'attacco con Tifa, ho caricato tutte le summon e qui siamo di nuovo praticamente nella fase come quella di prima per stunnarlo. Quindi come potete vedere io qua inizio di nuovo a fare danno cancellando le animazioni, butto tutto anche in questa fase, quindi cerco di, appunto, vedete, già ho praticamente tolto la barra. Con Tifa ho buffato l'attacco magico tramite il guanto di Bahamut. Qui ho fatto tutto quello che era possibile fare. Ho fatto comunque anche dei discreti danni con Bahamut. Altra ultimate di Sephiroth. Qui ho rischiato tantissimo perché Tifa mi stava per crepare. E qui anche con Tifa ultimate. E quindi qua, ragazzi, si inizia a rushare. Rimetto in semi-auto, perché dopo questa fase praticamente lui vi uccide, cioè lui vi lancia la meteora che tecnicamente vi shotta. Quindi io con Matt ricontinuo a curarmi sempre in stance offensiva per non switchare e per non perdere danni in questa fase, che è fondamentale per buttarlo giù. Infatti come potete vedere riesco a fare veramente dei bei danni, lui è praticamente morto. Io qua faccio gli ultimi attacchi, lui va di stamina charge, ma non è un problema perché è praticamente morto. Io mi fullo in questo caso, cerco di fullarmi. Vedete, quando muore lui lancia la meteora finale. Questa è l'inculata più grossa della battaglia, quindi dovete fare attenzione. Io ho fatto la limit per recuperare un po' di ATB, metto difesa magica, switcho in difesa e cerco di tankare. Fortunatamente Sephiroth e Matt sopravvivono e quindi di conseguenza siamo riusciti a portarci via anche il piano 22. Il piano 22 è uno di quelli più fastidiosi, probabilmente è il primo vero scoglio di questa Brutal Tower. Una volta battuto questo Behemoth, fino al piano 27/28 si riesce ad andare anche abbastanza facilmente, tranne per un boss che, fatto in auto, o per meglio dire come ve li sto portando io questi contenuti con la maggior parte del tempo in auto, proprio per aiutare un po' tutti, potrebbe risultare un po' complesso, ma non vi preoccupate perché vi darò le strategie perfette anche in quell'occasione. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e ci becchiamo alla prossima.